nasce I Signori dei Baskers, un importante momento di approfondimento e condivisione riguardo a giocatori, staff tecnico e dirigenti della società. Sono Christopher Gardelli, il presidente dei Baskers Forlì Popoli. La nostra storia ormai la si conosce, fatta sempre di obiettivi, senza mai premere troppo sull'acceleratore, anche se negli ultimi anni abbiamo avuto un'escalation abbastanza importante che non pensavamo mai di poter raggiungere. Però ci siamo e cercheremo sempre di portarla avanti. Quest'anno le sensazioni erano positive. Sicuramente l'anno scorso avevamo l'obiettivo più importante, che era quello di vincere il campionato. Alla fine ci siamo andati non vicino, vicinissimo, se non fosse stato per l'interruzione. Abbiamo vinto la Coppa Marchetti. Quest'anno invece era un anno di scoperta, perché ci misuravamo con un campionato nuovo, un campionato dove bisogna essere veramente preparati su tutti i ruoli, quindi sarebbe stata sicuramente una bella sfida. Mi aspettavo sicuramente una squadra che ci avrebbe dato delle soddisfazioni. Dove poteva arrivare, questo non si può mai sapere. Le sensazioni dello stop sono state non bellissime, perché arrivati da una cavalcata intensa dell'anno prima, che ha subito il primo stop, allora lì dici: è toccato a tutti, tocca anche a noi, ci fermiamo, ripartiremo l'anno prossimo. Riparti carico a mille, un altro stop, allora a quel punto è un boccone, diciamo, abbastanza amaro da mandare giù. Lavorare senza andare a vedere quello che succede in campo è più stressante di quello che si può pensare. Alla fine si lavora sempre, ma non vedi mai la fine, non vedi mai l'obiettivo. Questa, secondo me, è stata la parte più difficile del blocco che ci ha messo più in difficoltà di tutte. L'importanza dei nostri partners e sponsor è sotto gli occhi di tutti, è, diciamo, la parte fondamentale del nostro lavoro fuori dal campo. I nostri sponsor sono importanti tutti. È chiaro che Kemi Pharma ha un peso specifico importantissimo nella nostra economia quotidiana. La parte importante dei nostri sponsor è che riescono a fidelizzarsi con il nostro mondo, quindi a venire a vedere le partite, a volere la maglia e, come per acquisti e distribuzione, a darci la location per poter fare questo tipo di interviste, nuovi modi di lavorare e di vedere le cose. Gli sponsor, per quanto si riguarda, non hanno una rilevanza soltanto economica, ma più globale. Un Baldoni e Foiera è tanta roba, perché io venivo dall'Artusiana, dove vedevo Spagnoli e Savio, e dicevo: cavoli. E non ho mai pensato dire: cavoli, li vorrei avere una squadra con dei campioni di questo calibro. E alla fine la vita ci ha portato anche a questo. Non si sa mai cosa si può e dove si può arrivare. È chiaro che la soddisfazione è enorme, perché vedi, ti metti a rapporto con dei professionisti. Il primo anno con Romba è stato difficile per me approcciarmi all'inizio, perché è un mostro sacro del basket che veniva fuori in Popoli. È un ragazzo di 29 anni, no, 28 anni quando è venuto, non sapevo neanche come gestirlo e cosa potergli dire, tanto mi avrebbe insegnato sotto tutti i punti di vista. Invece si sono dimostrati sia lui che Charlie delle persone squisite. Essere uno dei più giovani presenti in circolazione mi rende comunque orgoglioso, però mi fa anche capire che non bisogna avere un'età per fare il presidente o per dirigere qualcosa. L'importante sono la passione, le idee e l'iniziativa, e non arrendersi mai, e cercare di trovare risorse e di trasmettere emozione alla gente. Questa, secondo me, è la cosa fondamentale. Quindi magari su certe cose non mi stupisco essere uno dei più giovani. Sicuramente, essendo uno dei più giovani, il mio obiettivo è portare innovazione
e portare tanta aria fresca. Questo è quello che l'emozione, quello che mi dà essere un presidente. Sono permaloso, molto permaloso, e questo è il mio più grande difetto. Mia mamma dice anche un po' arrogante, forse ha ragione. Da presidente il mio più grande difetto è un difetto che avevo gli anni precedenti, quindi forse il primo anno di Serie D. L'accentrare tutto su di me non aiutava molto alla causa, ed essere molto irascibile, cioè non pesare mai il momento. Cioè se c'era una discussione, magari ci si incendiava un po' di più e si faceva valere la propria posizione. Adesso sono molto più, diciamo, di contorno, non entro più negli spogliatoi, valuto più la situazione e faccio sì che siano più gli altri a decidere. Io in realtà adesso decido veramente poco, io propongo più che decidere adesso, quindi questo era un difetto che avevo. Adesso ne avrò altri, ma diciamo più leggeri. A me piacerebbe arrivare un giorno in C-Gold e creare un ambiente che si sostenga da solo, e soprattutto quando si potrà trasmettere passione a Forni Popoli e portare tanta gente al palazzetto, perché questa secondo me è quello che ti fa andare avanti, trovare nuovi spunti, cioè la gente che viene al palazzetto, i bambini che si affezionano, questo che è il nostro obiettivo, secondo me, fare affezionare la gente. Poi dove arriveremo non lo so, perché quando siamo partiti con la prima divisione mai avremmo pensato di arrivare a C-Silver, anzi la paura era tanta. Adesso ci siamo in gioco, balliamo, quindi non c'è un limite. Dove si può arrivare, arriveremo. Il settore giovanile ha un'importanza enorme, perché col settore giovanile ti fa capire che una società non vuole restare solo e soltanto a livello senior, perché poi dopo i senior prima o poi secondo me finiscono. Se non c'è ricambio generazionale, se non c'è l'obiettivo di portare un ragazzo in prima squadra, questo per noi è stato un anno zero. Penso che siamo capitati nell'anno zero peggiore che potesse capitare. Il settore giovanile è importante, perché sempre il discorso di trasmettere passione al movimento, secondo me la passione parte dai giovani, dai piccoli, e questo secondo me è un altro motore di crescita della nostra società. Spero che si possa ritornare presto alla normalità generale, ancor prima della normalità di giocare a pallacanestro, e poi che si torni sicuramente in palestra, perché quando la prima partita prima di andare a Imola a giocare contro il Grifo, le sensazioni comunque erano bellissime, cioè tornare a vedere le partite, i giocatori. Quindi vorrei ritrovare questa sensazione il prima possibile.